Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi parleremo di alcuni segreti che forse non tutti hanno visto o hanno notato relativi all'aggiornamento della patch 6.10. E ovviamente ragazzi non sono qui a parlarvi dell'inserimento del Quad Crusher o dell'aver tolto la 50 versus 50. Voglio parlarvi di nuovi setting segreti che potete trovare nel menu. Voglio parlarvi anche di nuove scoperte che miglioreranno sicuramente il vostro gameplay e anche di alcuni oggetti rimossi dal gioco. Intanto ragazzi, mi raccomando, se vi sta piacendo questo, scusatemi, sono raffreddato, questo video, un super like ragazzi, e non dimenticatevi di attivare la campanella e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Ma prima di iniziare, ragazzi, la domanda, non posso non farvela, raga, non posso non farvela la mia domanda, dove voglio sapere i vostri commenti qua sotto. Cosa scegliete? Granate appiccicose o granate scoreggia, quelle puzzolenti? Ditemelo, ragazzi, ditemelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere il vostro punto di vista. Quindi ragazzi, dentro subito, cattivissimi, nel nostro grandissimo Fortnite e voglio parlarvi della prima modifica di questa nuova patch che è relativa alle musiche di background. Ovviamente avete visto tutti che nel nuovo menu dove c'è l'armadietto abbiamo una sezione sotto dove possiamo decidere la musica di sottofondo che preferiamo venga mandata a ripetizione durante la lobby. Ce ne sono per il momento 3 o 4. A me personalmente quella di Halloween piace davvero tantissimo, il remix di Halloween, ma ragazzi, forse non tutti sanno che con questa patch da adesso, nel momento in cui fate una vittoria reale, viene riprodotta la musica che avete selezionato come musica di sottofondo nella lobby. Una particolarità che dicono aiuti a migliorare l'esperienza della vittoria reale, sicuramente una cosa carina da vedere. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Ma avanti ancora, ragazzi, parlando di un cambiamento che anche qua forse in pochi hanno notato perché siete tutti concentrati a profusione ad ammazzare la gente. Allora, ragazzi, soprattutto lo faccio vedere nella modalità quella della discoteca. Non tanto perché la modalità è quella, ma perché si può aprire quante volte vogliamo il paracadute. Da adesso, ragazzi, allora, noi sappiamo che con l'arrivo della Season 6 sono anche state inserite delle modifiche molto molto importanti all'audio del gioco. Non sto parlando all'audio, quello del gameplay, sto parlando al fatto che adesso sentiamo ad esempio molto meglio i passi dei nemici quando siamo in una casa e all'inizio della season avevano anche modificato l'audio del deltaplano in modo che fosse molto più chiaro il momento di impatto del giocatore avversario dall'aria al deltaplano alla terra. Beh ragazzi, con l'ultimo update hanno nuovamente rimosso l'audio, quello del... Ma dove cacchio è finito il tizio? Torna dal tizio! Hanno nuovamente rimosso l'audio del deltaplano nel momento in cui stiamo per toccare terra. O meglio, lo hanno abbassato in una maniera spaventosa. Questo vuol dire che è molto più difficile adesso per noi a sentire l'arrivo di un nemico e quindi cercare di capire quale direzione, in quale direzione dobbiamo girarci. Provateci ragazzi, provatelo anche nella modalità della discoteca. È molto più facile fare sneaky sneaky ai nemici atterrando vicino con il deltaplano. Una curiosità che è arrivata con l'ultima patch.
Ma avanti ancora, ragazzi, parlando invece nella modalità Battle Royale di uno degli oggetti che è stato rimosso. Lo avevamo fino a pochi giorni fa, lo abbiamo ancora nel parco giochi, ma ragazzi, ovviamente sto parlando del Super Fortatile. Anche per questo giro hanno disabilitato il Super Fortatile, dicendo, ragazzi, queste sono parole ufficiali in un annuncio su Reddit di Epic Games: il Super Fortatile è stato disabilitato per lavorare su alcuni problemi relativi adesso. Allora, personalmente io non ho mai visto problemi inerenti al Super Fortatile, ma sono convinto innanzitutto che tornerà abbastanza presto, perché comunque non lo toglieranno ovviamente per sempre. Sono convinto che in realtà vogliano fare delle modifiche per dare qualche, non lo so, funzionalità aggiuntiva al Super Fortatile. Non lo sappiamo, secondo me ci inseriscono un paio di trappole da qualche parte. Staremo comunque a vedere. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece di una curiosità che forse non tutti hanno notato, parlando ovviamente del nuovissimo veicolo che abbiamo già visto e che abbiamo sicuramente già provato tutti, il quad da sfondamento. Beh, ragazzi, questo quad ovviamente meraviglioso, bellissimo, sappiamo tutti che a me personalmente piace tantissimo come veicolo. Se, ragazzi, lo guardiamo di fronte, ovviamente vediamo disegnata un'immagine, una faccia molto simile a quella del rocket che c'è per il lanciamissili, ma ragazzi, se guardiamo sul lato possiamo notare un adesivo con l'orsetto rosa sdraiato. È palesemente l'orsetto rosa di Fortnite e, ragazzi, è una piccola curiosità. Non sappiamo bene perché lo abbiano messo lì, è comunque molto molto figo, anche perché, come avete visto, dall'altra parte invece c'era uno sticker rovinato di un lama. Ma avanti ancora, ragazzi, e parliamo invece di una modifica relativa al lanciagranate. Non proprio al lanciagranate in sé, ma alle granate esplose. Non so se ci avete fatto caso, ragazzi, ma da adesso con questa patch è molto molto più facile capire da dove vengono sparate le granate da, appunto, il lanciagranate. Hanno aggiunto un effetto sonoro che ci fa una specie di fruscio che ci fa capire molto meglio da che direzione stanno arrivando le granate e hanno anche, ragazzi, migliorato, cioè hanno ridotto il suono dell'esplosione del lanciagranate, ovviamente della granata, se questa è sparata in un raggio medio corto. Quindi, ragazzi, non dobbiamo più basarci solo su sentire il suono del momento in cui venivano esplose dal lanciagranate le granate, ma adesso sentiremo proprio molto meglio la granata in sé, da quale direzione si avvicina. Avanti ancora, ragazzi, e parliamo un attimo delle modifiche apportate alla modalità Domina la discoteca. Forse non tutti lo sanno, ma hanno innanzitutto eliminato tutta la possibilità di trovare delle armi comuni. Quindi molto molto più interessante, si parte dal raro, si arriva al leggendario. Hanno ridotto la probabilità del 50% di trovare delle bende, mentre hanno aumentato del 30% la possibilità di trovare delle armi ai bordi della tempesta, partendo dalla seconda tempesta. E per finire hanno ridotto del 20% la distanza di respawn dalle aree della discoteca. Questo per dare un pochettino più di velocità al gioco e quindi poter avvicinarsi in maniera più veloce al centro della mappa. Ma avanti ancora, ragazzi, parlando di un'altra modifica fantastica, ragazzi, forse non tutti lo hanno notato, ma se andiamo adesso nel nostro armadietto e in questo periodo, in questo momento, nella sezione dei picconi, noteremo questa nuovissima icona che è, come vedete, ben diversa da quella che siamo abituati a vedere per la selezione dello stile dell'outfit. Beh, ragazzi, questa icona sta ad indicare che l'oggetto in questione, come vediamo dalla descrizione, è reattivo. Cosa vuol dire reattivo, ragazzi? Vuol dire che reagisce durante la nostra partita in base a quello che facciamo.
In questo caso, ragazzi, abbiamo solo due oggetti reattivi, che sono il piccone unicorno e il piccone Crash tonante. Quindi, in poche parole, due picconi unicorno. Il primo, ragazzi, come sapete, alla seconda kill diventa colorato nel corno. Il secondo, più si killano persone e più crescono le corna. Ovviamente, ragazzi, questa è un'introduzione importantissima in Fortnite, perché vorrebbe dire l'inizio dell'arrivo della reattività sugli outfit. E adesso noi li vediamo sui picconi, ma pensate se ci fossero delle skin con la reattività. Immaginatevi una skin che cambi in base al numero di kill che facciamo. Veramente, veramente una grande figata. E per chiudere, ragazzi, andiamo nelle impostazioni di gioco, dove vediamo due segreti in uno, ragazzi. Le nuove voci che sono state inserite, la prima è la sensibilità di costruzione del controller. Questo, ragazzi, migliora tantissimo la modifica, la costruzione per i giocatori da controller. Come vedete, possiamo settare la sensibilità indipendentemente dalla sensibilità di gioco. Questo vuol dire che nel momento in cui state costruendo, ovviamente, potete essere più veloci a costruire mantenendo sempre la vostra sensibilità per la mira. E non è finito, ragazzi, perché per chiudere, ovviamente, è stato inserito il tasto di costruzione veloce per i giocatori, che si chiama costruisci immediatamente. Ancora, ragazzi, un, come si dice, un metodo per avvantaggiare o comunque cercare di pareggiare i giocatori da controller rispetto ai giocatori da tastiera. Da adesso, ragazzi, con l'inserimento di questa voce potrete posizionare un pezzo nel momento in cui lo selezionate, quindi non è più necessario cliccare due volte per posare qualsiasi pezzo vogliamo utilizzare per la costruzione, ma basterà semplicemente selezionarlo e questo automaticamente verrà ovviamente inserito nel gioco. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su per tutti questi aggiornamenti, non dimenticatevi di attivare la campanella e noi ci vediamo in live. Ciao!